Laura Bassi fu ritenuta dai suoi contemporanei un portento. Essa sollevò gli entusiasmi non solo dei suoi concittadini, ma di tutta Italia e perfino degli stranieri. Indirizzandosi a lei, il Voltaire la chiamava l'onore del suo secolo e delle donne. A lei, dotti, principi, prelati profondevano le massime testimonianze di stima e di ammirazione. Così affermava Giovanni Martinotti, medico, istologo e accademico italiano di fine Ottocento, che si mosse tra l'Università di Modena e Bologna. La stessa Bologna che, nel 1711, si trovava sotto il dominio dello Stato Pontificio e che il 29 ottobre di quell'anno vide venire alla luce Laura Maria Caterina Bassi. Bologna veniva chiamata la città del sapere sin dall'alto Medioevo, sede di una delle prime università al mondo. Ma alla fine del 1600 perdette visibilità come seconda città dello Stato della Chiesa. Si sentiva il bisogno di rilanciare gli studi scientifici, cercando di mettersi al passo d'Europa. Ma non era così semplice. La città di Bologna, al tempo, era provvista di un governo misto, con a capo un rappresentante del pontefice e un senato poco incline alla modernità. Fu il famoso geologo e botanico Luigi Ferdinando Marsili a convincere sia il Senato sia la rappresentante del Papa ad aprire un'accademia scientifica complementare all'università, dove si praticasse non solo la discussione teorica, ma anche e soprattutto la sperimentazione, e dove vi fossero molteplici laboratori per tal fine. Col tempo si andò a creare un'alleanza tra fede e scienza, sotto la guida progressista di Papa Benedetto XIV. Il Papa aveva capito che la scienza doveva servire per poter dare delle risposte, doveva essere utile, doveva essere un mezzo per tornare sul palco principale d'Europa, non più come comparsa, ma come protagonista. Fu lui a promuovere indirettamente, tramite una censura più morbida, la teoria copernicana dell'eliocentrismo. Fu così che Bologna, nel corso del 1700, prese il nome di Paradiso delle Donne. Difatti le cattedre erano laiche e ciò permise la presenza, seppur marginale, di donne scelte che potevano sostituire nelle lezioni professori ed accademici. Ovviamente ciò accadeva per poco tempo, quando questi si ammalavano o morivano e bisognava cercare un sostituto. Figlia di Giuseppe, dottore di legge Maria Rosa Cesari, Laura mostrò sin da bambina una forte curiosità e doti intellettuali eccezionali. Fortuna vuole, come molte altre storie di donne e uomini incredibili, che i suoi genitori avessero sufficiente denaro e una mentalità aperta per permettere ai propri figli di approfondire gli studi. Da bambina imparò facilmente il latino ed aveva un grande interesse per le lettere. I genitori erano resti a trasformare Laura in un piccolo prodigio, al contrario di molte famiglie europee dell'epoca che crescevano i propri figli in modo tale che potessero esibire i loro talenti e la loro genialità davanti a nobili, sovrani e le loro corti. Ma per poter approfondire gli studi bisognava dare prova di essere speciali. Fu Gaetano Tacconi, medico di famiglia e docente, a spingere i genitori verso quella strada, impartendo, in segreto, alla giovane Laura nozioni di logica, psicologia, storia naturale, fisica e metafisica. Il nome di Laura Bassi iniziò a circolare in fretta e lo stesso cardinale Lambertini, prossimo Papa Benedetto XIV, si recò in casa Bassi per ascoltare la discussione della giovane. Fu un vero e proprio successo. Un successo che venne premiato nel 1732, quando Laura divenne prima socio dell'Accademia delle Scienze e in seguito conseguì la laurea in filosofia universa, dopo una pubblica disputa dove difese 49 tesi di fronte ai più facoltosi esponenti del clero e della società bolognese.
Le cronache dell'epoca descrivono una folla curiosa ed eccitata in Piazza Maggiore all'arrivo della carrozza di Laura. Il 12 maggio dello stesso anno riceve la corona d'alloro e la mantella d'ermellino. Nel dicembre arriva l'incarico di docenza e un salario di 500 scudi. La prima lezione fu incredibilmente affollata e tra la folla c'erano anche alcune donne. I suoi studi si rivolsero sin da subito verso i fenomeni della natura, ma la sua curiosità non aveva limiti. Dedicò molti anni della sua vita allo studio della geometria, dell'algebra, del conto infinitesimale e allo studio della lingua greca. Le fu permessa, grazie alla visione progressista di Papa Benedetto XIV, la lettura dei libri proibiti della Chiesa. Tra questi ricordiamo Galileo, Giordano Bruno, Vanini, Keplero e Copernico. Purtroppo, benché fosse riconosciuto il suo intelletto e la sua curiosità, la sua cattedra non poteva essere continuativa come i suoi colleghi uomini. Poteva fare lezione solo se invitata dai suoi superiori. Questo perché donna, oltretutto ancora nubile, quindi considerata poco decorosa. Decise quindi di sposarsi e scelse il medico e collega Giuseppe Veratti. Laura era sicura che Giuseppe non l'avrebbe ostacolata nella sua carriera e nei suoi studi, anche perché lui stesso provava una grande stima nei confronti della moglie. Fu un'unione forte e passionale. Ebbero infatti 8 figli, ma di cui solo 5 sopravvissero. Una volta acquisito lo status di donna sposata, poté, insieme al marito, aprire una scuola di fisica sperimentale privata, situata nella loro stessa dimora, dotata di strumenti scientifici all'avanguardia. Da quel giorno Laura Bassi teneva lezioni quotidianamente, a differenza della maggior parte dei suoi colleghi che insegnavano qualche ora alla settimana. I suoi corsi divennero ben presto molto famosi, anche fuori dalla città di Bologna, fino a diventare una delle tappe del cosiddetto Grand Tour, il viaggio di formazione che molti giovani aristocratici europei compivano non appena ne avevano l'occasione e che aveva come tappa principale il nostro bel paese. L'unicità del laboratorio di Casa Veratti era la completezza delle lezioni di Laura, che univa teoria a esperimenti pratici molto scrupolosi, attuati prima dalla Bassi e poi dagli stessi studenti, sotto il suo occhio vigile, il tutto condito da un carisma ed eleganza che non aveva eguali a quel tempo. Laura Bassi viene considerata dagli studiosi odierni una vera e propria pioniera dell'introduzione della visione newtoniana in Italia, nonché alla diffusione delle ricerche di Benjamin Franklin e delle teorie del fisico piemontese Giambattista Beccaria. Nei suoi esperimenti mostrava come l'elettricità potesse essere non solo scaricata in aria, ma anche accumulata e conservata tramite un condensatore statico. Condusse tentativi di applicazione dell'elettricità nella cura di alcune malattie, un campo destinato a farsi conoscere nella seconda metà del Settecento come medicina elettrica. Prese parte all'acceso dibattito innescato dalle ricerche dello svizzero Albrecht von Haller sull'irritabilità e sensibilità degli animali, ricerche che porteranno il famoso fisico e anatomista Luigi Galvani alla scoperta dell'elettricità animale, scoperta fondamentale per la scienza moderna, e che affascinerà la scrittrice inglese Mary Shelley per la creazione del mostro di Frankenstein nel 1818. Altri esperimenti fondamentali furono quelli sull'infiammabilità dell'aria, che Laura Bassi riuscì a praticare usando le cosiddette pistole di Volta, che lo stesso Alessandro Volta, suo ex studente, le mandava sia come dono, sia per poter avere un riscontro scientifico da parte della sua ex professoressa.
La Bassi manterrà una forte corrispondenza con tutti i suoi ex alunni e futuri colleghi. Tra questi ricordiamo il padre scientifico della fecondazione artificiale, Lazzaro Spallanzani, e il futuro rettore del Museo Naturale di Firenze, Felice Fontana. Lo stesso Voltaire era un suo grande estimatore. Egli affermava che non esistesse una sola Laura Bassi in tutta Londra, vera e propria capitale della ricerca scientifica del 1700. Dal 1734 fino alla sua morte, Laura Bassi partecipò come interlocutrice alle anatomie pubbliche che si tenevano nel periodo di Natale. Nel 1745, Benedetto XIV decise di creare una elite di 25 accademici scelti per portare maggior lustro alla ritrovata importanza scientifica della città di Bologna. Laura Bassi, dopo qualche incertezza, riuscirà a diventare la numero 25 di questo gruppo elitario, diventando in tutto e per tutto un'accademica benedettina, dove il suo stipendio sarà equivalente a quello dei suoi colleghi. Purtroppo non le fu permesso di prendere parte a tutte le attività, come ad esempio le discussioni e le votazioni dei nuovi soci dell'Accademia. Nonostante venisse considerata da tempo una formidabile scienziata a tutti gli effetti, era ancora ritenuto indecente che una donna si impicciasse troppo di argomenti ritenuti ancora prettamente maschili. Tuttavia, Laura continuerà le sue ricerche e ogni anno consegnerà le relazioni sui suoi esperimenti. Nel 1766 cominciò a insegnare fisica sperimentale agli alunni del Collegio Montalto di Bologna e nel 1776 riuscì a farsi assegnare la cattedra di fisica sperimentale nell'Istituto delle Scienze, solo 2 anni prima della sua morte, avvenuta nel 1778 all'età di 66 anni. Oggi le sono dedicati, oltre a vie e licei nelle città di Bologna e Napoli, un cratere su Venere e un asteroide, il 15742 Laura Bassi. Inoltre, nel 2019 è stato dato il suo nome alla prima nave italiana rompighiaccio per ricerche oceanografiche.